invece sto vedendo attorno a me quello che io speravo e che ero certo potesse esserci a Napoli. L'entusiasmo della stragrande maggioranza dei napoletani è gente per bene, gente onesta, gente che vuole cambiare e che è stata costretta ad abbassare gli occhi da un sistema che si sta compattando tutto in modo curioso contro di me. Parlano lo stesso linguaggio alcuni esponenti del PD, alcuni esponenti del PDL, Mastella. Poi dimentichiamo in questa campagna elettorale che ad esempio Lettieri e De Luca, Lettieri candidato a sindaco del PDL, De Luca contro il mio parere, candidato alla regione per il centro-sinistra, sono sotto processo insieme a Salerno per truffa. Così come la cronaca di questi giorni ci racconta di storie di malaffare in cui probabilmente stanno insieme anche pezzi del centro-sinistra con chi si presenta a governare questa città. Non so, pensiamo a quello che ha scritto un importante quotidiano nazionale ieri sull'ospedale del mare, uno dei più grandi scandali, la chiusura di 3 ospedali, addirittura 4, San Gennaro, Ascalesi, Loreto Mare, Incurabili, per ipotizzare l'apertura di un ospedale sotto sequestro dell'autorità giudiziaria, dove ci sono coinvolti personaggi molto vicini ad esponenti politici di primo piano di chi ha governato in questo momento, un ospedale che andrebbe realizzato in zona rossa a rischio sismico. È evidente che noi dobbiamo sconfiggere Nicola Cosentino e Lettieri anche parlando agli elettori del centrodestra e del centro che non vogliono consegnare le mani, non vogliono consegnare la città nelle mani di Nicola Cosentino, Nicola Lettieri. E ricordiamolo anche qua, approfitto della presenza della stampa, perché se ne parla poco, che Nicola Lettieri, dove prende società, le fa fallire, è un prenditore di soldi pubblici ed è una persona che si è dimostrata assolutamente incapace di gestire qualsiasi tipo di rapporto tra imprenditore e lavoratori, perché ogni impresa che prende, lui ha l'abitudine di prendere soldi pubblici e mettere in mezzo alla strada i lavoratori. Quindi mi sembra la persona in assoluto meno adatta che possa entrare a Palazzo San Giacomo. Andiamo dappertutto, ci confrontiamo, quindi stiamo tra la gente, parliamo alla gente, ascoltiamo la gente, non facciamo la campagna elettorale che fanno altri chiusi nelle stanze del potere a fare accordi consociativi, accordi trasversali, perché appare evidente a tutti che qualora vincesse Lettieri vince Cosentino, ma qualora vincesse Morcone, oltre a vincere la continuità con Bassolino, Lettieri uscirebbe dalla porta e entrerebbe dalla finestra, come dimostra le cose che ho detto prima sui rapporti passati e presenti che Lettieri ha con autorevoli esponenti del Partito Democratico. Con uno c'è addirittura un rapporto processuale con De Luca a Salerno, quindi non ci può essere rapporto più stretto che questo.